7 minuti. Questo è il distacco alla partenza dell'ultimo speciale alla Dakar del 1987. In testa c'è Auriol, che si contende la vittoria con il suo rivale di sempre, Neveu. Auriol con la Kajiva Elephant e Neveu con la Honda Africa Twin. E all'epoca tra i due costruttori c'era una grandissima rivalità. Per farvi capire quanto poco fosse quel distacco, 7 minuti, nelle Dakar dei giorni nostri, il distacco negli ultimi giorni tra il primo e il secondo si misura in ore. E nell'87 la Dakar si sviluppava per 8.000 km di speciale e 5.000 di trasferimento, per un totale di 13.000 km da fare in 22 giorni. 7 minuti sono niente, si decideva quindi tutto quel giorno. Mercoledì 21 gennaio. Al traguardo dell'ultima speciale, Neveu arriva. Arrivano tutti. Sa di essere in testa. I cronometristi guardano l'orizzonte. Tutti guardano l'orizzonte. Auriol non si vede. Allora non c'erano GPS, tracker, rilevatori di posizione. Non si sapeva niente. A un certo punto si vede una sagoma. Ma non è la Kajiva. È un altro pilota. Rivela di aver aiutato Auriol dopo una spaventosa caduta e dice che non riusciva a stare in piedi. La tensione alle stelle. Si sente un rumore, Auriol arriva. La gente festeggia, ha 2 minuti ancora di vantaggio, deve solo portare la moto alla Rosa il giorno dopo, ma si ferma, ma lo devono tenere in piedi. Si toglie la mascherina e si sente piangere. Un pianto disperato, non di felicità, un pianto di dolore. Nessuno immagina. Auriol quella giornata ha forato diverse volte a causa di un raggio rotto e si è preso molti rischi per non perdere tempo. A 20 km dall'arrivo ha deciso di fare un taglio fuori pista per recuperare del tempo e, passando tra due alberi, i suoi piedi si sono incastrati in una radice, rompendo entrambe le caviglie. Una delle due era pure una frattura esposta. Da solo, a terra, non riusciva nemmeno ad alzarsi. Quel pilota che lo precedette al traguardo lo aiutò ad alzarsi, gli riavviò la moto, lo alzò su richiesta specifica di Auriol, e lui fece i restanti 20 km con due caviglie rotte, senza cambiare, dopo 20 giorni e 13.000 km. Un eroe. À 20 km de l'arrivée, Hubert Auriol a chuté lourdement et malgré les douleurs insupportables, il a continué. Riesce ad arrivare a traguardo con ancora 2 minuti di vantaggio sui Neveu. Le speciali sono finite, avrebbe vinto, ma per regolamento la moto e il pilota nei rally devono arrivare al traguardo anche in una tappa di solo trasferimento. E l'ultima tappa il giorno dopo è di 250 km da Saint-Louis a Dakar, al Lago Rosa, e Auriol in quelle condizioni non può farcela. Ha due bruttissime fratture, viene portato in ospedale con l'elicottero ed è costretto a ritiro.
Neveu e la Honda vincono ufficialmente la Dakar del 1987. Neveu è sconcertato, la Cagiva lo ha battuto sul campo, ma sarà lui a prendersi la vittoria. Qui, in questo momento, i due danno una lezione di sportività. Voilà, merci Rodé pour ce rallye. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battu, c'était génial avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. Auriol tornerà e lo farà in macchina con Mitsubishi e vincerà. Sarà il primo pilota ad aver vinto la Dakar sia in auto che in moto, perché Auriol ne ha già vinte due, una nell'81 e una nell'83 con la BMW.